siamo entrati ampiamente nella fase 2 e mentre il calcio si interroga sul proprio futuro, decidendo se e quando ripartire, ci sono tanti altri sport, soprattutto individuali, che hanno posticipato la stagione. Noi siamo stati tra gli sportivi beneventani, quelli di maggior interesse internazionale, e abbiamo chiesto loro cosa ne sarà del loro sport, quando riprenderà la stagione agonistica e cosa cambierà. Venite con me. Siamo alla colonia elioterapica di Benevento, qui dove ha sede la palestra della scherma olimpica beneventana Maestro Antonio Furno, dove si allena Francesca Boscarelli, dove è ritornata ad allenarsi dopo il lockdown la schermitrice Sanita. Da 2 settimane hai riaperto la palestra, come è stata questa riapertura e come ti stai allenando? Sì, ovviamente la riapertura è stata solamente per me, nel senso che abbiamo avuto l'ok per gli atleti di interesse nazionale, insomma, di poterci allenare, e quindi sono allenamenti solitari. È cambiato che sono passata dalla stanza della mia camera da letto, insomma, dove mi allenavo, a uno spazio più grande. Questo è cambiato, la possibilità, insomma, di avere un attimo più di respiro, fondamentalmente. Ecco, dicevi, ti stai allenando da sola, diciamo il grosso dell'allenamento si svolge qui, oppure sei ritornata magari a allenarti in altre palestre, in luoghi federali della regione, oppure nazionali? È tutto bloccato, l'unica possibilità è questa. Diciamo che mi sto facendo seguire sempre dal preparatore Raffaele Zolli, che mi segue a distanza, insomma. Non è proprio la stessa cosa, anzi non è assolutamente la stessa cosa, però dovendo fare un lavoro a corpo libero, perché poi insomma è quello che lui fa, forse non dovendo utilizzare attrezzi è stato possibile in qualche modo mantenere. Ovviamente è un momento diciamo strano, nel senso che gli obiettivi sono tanto lontani, quindi, però la possibilità almeno di avere uno spazio più largo è stato fondamentale, insomma. Qual è stata la prima sensazione quando hai rimesso i piedi in palestra? È strano, perché in realtà l'ultima volta c'erano tutti i bambini e quindi è di vuoto un po', no? La polvere, tutte le piante tutte appassite, anche perché veramente non siamo, cioè da quando c'è stata la chiusura abbiamo preso la cosa molto seriamente, quindi molto diligentemente. Veramente non sono uscita neanche per fare la spesa, quindi l'ho presa diligentemente. Parliamo un po' della fase del lockdown. Come sono stati, come hai vissuto i primi momenti e come ti sei allenata? Allora, all'inizio non ci ho pensato proprio, nel senso che sono una persona che poi si adatta molto alle situazioni e cerca soluzioni. E quindi l'obiettivo era quello di stare a casa, di essere compatti in questa cosa, e quindi l'ho vissuta proprio così. Andare a correre era una forzatura, o andarmi a allenare, insomma, era una forzatura che non aveva senso, non avevo proprio l'animo per farlo. Lo sport è libertà, se non hai libertà non ha senso, è divertimento, appunto. E quindi non mi è proprio venuto in mente niente. Poi diciamo che ho cominciato ad aver voglia di muovermi, e quindi mi sono organizzata a casa. Ho pure comprato una cicletta, non avrei mai pensato di fare una cosa del genere, però ho cominciato a sentire anche il tempo, e ti dico la verità che mi ha fatto, paradossalmente lo dico nascondendomi, ma io sono stata felice, perché ho dato uno stop di cui, insomma, avevo bisogno. Ho avuto un momento di pausa e sono stata super felice di poterlo vivere. Per me, per la mia consapevolezza, cioè, ho vissuto il tempo come in realtà non mi succedeva da un bel po' di tempo. Come saranno le prossime settimane per te? Allora, le gare sono ferme fino a fine agosto, quindi vuol dire che veramente adesso ci alleniamo, ma senza proprio un obiettivo, nel senso che è talmente tanto lontano per cui non sappiamo ancora niente, fondamentalmente. Sappiamo che le Olimpiadi sono state posticipate di un anno, se si faranno, è tutto un pochino il se. Diciamo che sicuramente in questo momento, fino a questo momento, la cosa importante è stata combattere qualcosa che andava al di là,
insomma, dello sport, delle cose più leggere, mi viene da dire, insomma. E da questo momento in poi si può cominciare a vedere cosa succede, anche perché non siamo completamente fuori dal pericolo. Questa è una mia idea, io penso, cioè non è solo una mia idea, però io credo che dobbiamo aspettare ancora un po'. Piano piano si capirà se possiamo aprire, come possiamo aprire, quali saranno gli appuntamenti, quando saranno gli appuntamenti, e quindi è tutto molto in aria. Un passo indietro ancora prima del lockdown, una stagione che comunque non stava andando affatto male, buoni risultati, si sentiva un po' l'odore di Tokyo, o comunque che stagione era stata fino ad allora e come te la immaginavi nei mesi a venire? Guarda, sì, insomma, le gare erano andate bene, non benissimo, tu sai benissimo, ormai mi segui da tempo, che a volte il risultato, il numero che esce fuori non è esattamente, non corrisponde alla condizione, poi o comunque alla qualità della gara. E ho perso per un soffio per entrare nei 16 più volte, l'ultima gara non l'ho fatta perché mi sono ammalata, quindi non mi hanno fatto partire. Però diciamo che era in una costruzione positiva, mancavano ancora 3 gare, era tutto insomma ancora da scoprire, 2 gare di qualifica olimpica, poi ce ne sarebbero state altre 2 fuori qualifica e comunque valevano per valutare la situazione, quindi quello è il sogno, sempre diciamo, come dire, è nell'aria. Forse questa pausa mi ha dato, ti posso dire la verità, anche la tranquillità di fermare tutto e in un momento in cui insomma erano anni che poi quando sei nella ruota non ti accorgi di girare come veramente come una trottola su più fronti, e quindi questa pausa all'inizio ho detto vabbè, ok, è finita, smetto, che devo fare, cioè manco abbiamo spostato, cioè è un casino. E invece poi ovviamente, come diciamo, questa è una cosa che mi contraddistingue, ho cominciato a trasformare questo pensiero in un altro pensiero. Va bene, ok, ho cominciato a sentirmi meglio, a sentire meglio me stessa e tutto quanto, quindi ho detto vabbè, ma ci stanno fra un anno, vediamo che succede, io intanto non mollo, e ti posso dire che più tempo passa in realtà per adesso più mi sento meglio, perché mi sono anche rilassata e riposata, capito? E quindi continuo a allenarmi, poi vedremo quello che succede. L'idea c'è e sinceramente non vedo perché non ci sono motivi, anche in questa catastrofe naturale che c'è, perché io devo mollare. E dalla palestra di Francesca Boscarelli ci siamo spostati a Contrada a Piano Murra. Qui si può definire la vera e propria palestra in questo periodo di Teodorico Caporaso, marciatore dell'aeronautica militare. Questa seconda fase abbiamo ripreso in maniera graduale gli allenamenti, qui proprio incontrato Damiano Morra, ancora non ho la possibilità di fare gli allenamenti a pieno regime anche con il mio tecnico, spero prossimamente, però diciamo questa fase qui è importante per fare le cose in maniera graduale per poi riprendersi in condizione per le gare che verranno, che comunque sono ancora abbastanza lontane vista la situazione ancora in evoluzione. Ma un marciatore come fa a allenarsi in casa? Beh, per allenarsi in casa abbiamo provato a fare il possibile, c'era un piccolo area condominiale condivisa con i miei zii che mi permetteva di fare circa 100 metri avanti e indietro, e così facevo un riscaldamento di una ventina di minuti per tenermi attivo, e poi tanti esercizi di potenziamento a secco che mi impegnavano comunque 2-3 ore al giorno, che non è la stessa cosa dell'allenamento normale, però perlomeno mantenevo sia l'attività sia anche la mente, diciamo, attiva come quella deve essere di un atleta professionista. Ecco, parliamo un secondo delle Olimpiadi. Tu eri lì, forse avevi già mezzo biglietto in tasca. Come hai vissuto questo rinvio? Beh, diciamo che è stato vissuto come sicuramente una decisione giusta visto il contesto nazionale perché e internazionale, perché non c'erano le condizioni per svolgere un evento così importante. E quindi consapevoli di questa cosa, l'obiettivo e la mente è stata subito riprogrammata a quello di rispostare tutto quanto in avanti senza farsi prendere dallo scoramento. Tutta la stagione è stata spostata in avanti, inevitabilmente? Certamente sì, certamente sì. Proprio a livello internazionale si è deciso un blocco del periodo di qualificazione
qualificazione a partire da aprile fino al 30 novembre, questo per dare l'opportunità a tutto il mondo di riprendersi da questa grave situazione e far sì che tutti siano pronti poi e messi sullo stesso livello per riprendere la preparazione. Parliamo un po' della marcia, è uno sport di contatto che si svolge all'aria aperta, sì, però comunque c'è il contatto tra le persone, si è parlato anche dei protocolli di sicurezza, secondo te come cambierà la marcia in questo periodo di pandemia? Questo non lo so dire, nel senso che proprio da questo punto di vista il fatto di aver preso comunque più tempo fino a ottobre probabilmente anche l'obiettivo di cercare di ridurre al minimo l'applicazione di questi protocolli che diventano difficili per la marcia o per gare comunque su strada di endurance che sono caratterizzate comunque dall'impossibilità di mantenere delle distanze di sicurezza. Quindi da questo punto di vista credo che si aspetteranno delle condizioni che permetteranno uno svolgimento di gara più normale, anche perché comunque la gara è fatta, la competizione è fatta anche dal duello diretto che non può esserci mantenendo la distanza di sicurezza, quindi penso che la strada sarà quella di riprendere a pieno regime nel momento in cui ci saranno le condizioni per svolgere una gara con caratteristiche quanto più possibili normali. Da Benevento ci siamo spostati a San Giorgio nel Sannio, ci troviamo in una casa, una bellissima casa, è la casa di Maria Varricchio, tiratrice della polizia. Maria, ci troviamo in casa tua, perché? Tu ancora non hai iniziato ad allenarti al poligono? No, ancora non ho ripreso gli allenamenti, sto aspettando appunto la riapertura del poligono prevista in giorno 25 maggio, quindi per la prossima settimana. E nel frattempo continuo con le mie punterie a secco vicino al muro, infatti ho anche messo un bollino dove mi alleno con la pistola, poi allenamenti all'aperto con il mio personal trainer, quindi diciamo che ho ripreso in questo modo questa fase 2. Senti, parliamo della fase del lockdown, era nel pieno, all'inizio della stagione. Tu da poco avevi svolto una gara, se non ricordo male. Come l'hai vissuta e come ti sei allenata? Ti troviamo in splendida forma. Grazie. Allora, praticamente mi sono trovata che stavo tornando dai campionati europei che si sono svolti in Polonia e proprio al ritorno, dopo pochissimi giorni, c'è stato appunto questo lockdown, quindi è stata una cosa molto improvvisa, anche perché eravamo appunto nel pieno della stagione, stavamo preparando altre gare che si sarebbero svolte tra aprile e maggio, quindi di qualificazione olimpica, insomma una serie di gare di questo tipo, quindi è stato molto inaspettato, ecco. E mi sono allenata appunto facendo punterie contro il muro per quanto riguarda la pistola, ecco, il tiro. Poi con il mio personal trainer Ernesto Follo, che mi segue appunto qui a Benevento, abbiamo fatto una serie di video, diciamo chat, in cui lui mi appunto mi istruiva, mi dava degli esercizi per mantenere la forma e la tonicità muscolare anche in questo periodo, e infine con la nazionale hanno organizzato sempre tramite videoconferenze incontri con la psicologa e anche di preparazione atletica, quindi ho diciamo inserito tutte queste cose nella mia preparazione per mantenere appunto la tonicità muscolare anche in questo periodo di lockdown. Ecco, come un po' tutti quanti ci siamo affidati ad internet, è stato uno strumento utile anche per te, quindi nonostante uno pensa allo sport e quindi pensa all'attività fisica, all'aperto o comunque in presenza di un personal trainer, tu sei riuscita ad allenarti a distanza, com'è stato proprio allenarsi così? Sì, all'inizio sembrava quasi strano, ecco, una cosa nuova, una novità, però in fin dei conti internet ormai fa parte della nostra quotidianità, quindi è stato anche in un certo senso un bel esperimento poter vedere come la vita può funzionare anche stando a casa, quindi in fin dei conti alla fine penso sia stata una risorsa comunque rimanere in contatto e potersi confrontare anche con gli altri. Poi io facendo appunto università telematica ho approfittato per studiare, dare qualche esame anche con questa nuova modalità online, però mi sono trovata abbastanza bene, insomma ovviamente non vedo l'ora di poter ritornare in poligono alla normalità in un certo senso, però diciamo che ho sfruttato al meglio questa fase. I tuoi genitori in casa, la tua famiglia, come si è comportato in questo periodo con te? Cioè, penso, è abituata oppure eri un po', non diciamo un fastidio, ma qualcosa di insolito?
Sì, insolito perché ogni tanto vedevano che appunto mi andavo a allenare giù nella mia taverna, ho quasi adibito diciamo un poligono. Praticamente abbiamo messo una sorta di simulatore che si chiama SCAT, che ripercorre tutto il gesto tecnico che io faccio, quindi mio padre subito mi ha montato un mini poligono, ovviamente tutto in sicurezza, e poi appunto niente, mi hanno fatto anche una mini palestra con i pesi, tutte le cose che mi servivano, e quindi diciamo che ci siamo organizzati così. Alla fine loro sanno che io sono un atleta e tutta la loro vita, cioè, è tutta organizzata così in funzione di me e mio fratello, quindi... sono abituati. Senti, la fase 2, come te le immagini? Ora mi hai detto lunedì riprenderai al poligono, che mesi saranno? E quando inizierà l'attività agonistica? Allora, sicuramente inizialmente sarà un po' strano ritornare in poligono, pensare appunto a tutto quello, in un certo senso, che succede anche fuori, intorno a noi, tutte queste... norme, queste nuove norme che dobbiamo imparare. L'attività agonistica non si sa ancora di preciso per quando è previsto l'inizio, forse luglio, oppure non si sa, in realtà ancora non sappiamo delle comunicazioni precise. Forse c'è la probabilità che faremo qualche raduno individuale nei prossimi mesi, però ovviamente bisogna sempre vedere in base all'emergenza e quello che succederà, insomma. Di più. Proprio quella sensazione di prendere la mia pistola, andare a mettermi sulla linea di tiro, vedere il colpo che esce, quella sensazione del bel colpo e poi vedere il risultato sul monitor, proprio quelle cose così, insomma, ma anche l'adrenalina della gara, il giorno prima che non dormi, tutte queste sensazioni mi mancano. In realtà sai cosa, come ti dicevo prima, che sono adattata al momento. Non mi manca se non la posso fare, faccio altre cose, mi alleno sotto altri punti di vista, faccio preparazione, in realtà non mi manca, ti devo dire la verità, perché so che in fondo forse tornerà e perché questo è il momento di stare tranquilli, di allenarsi, di prepararsi, però non ho mancanze, ne ho fatta forse tante, quindi va bene, me la ricordo, lo so com'è, mi piace, però non mi manca quando... non lo so, stai con qualcuno, sei lontano, non ti manca perché sai che c'è, no? Beh, manca la gara, quindi manca la competizione, manca il confronto, magari che comunque è il sale dell'agonista che è dentro qualsiasi atleta. Però insomma, diciamo, ci sono delle situazioni più importanti che fanno sì che in questo momento è giusto aspettare e poi vedremo strada facendo. Thank you.